Sono un genio, ma tranquilli, non è contagioso. Fortunatamente, essendo palesemente bellissimo, posso permettermi di fare dei video vestito come cazzo voglio. Anche in pigiama. Grazie, grazie, grazie per tutti i vostri bellissimi. Mi piace, cardinale. Li ho amati tutti, dal primo all'ultimo. Ognuno per un motivo diverso. E in realtà non vi ho voluto dire subito chi ha vinto, perché io già lo so. Perché volevo farci un video. Voglio parlare singolarmente di ognuno di voi. Non c'è stato quasi nessuno che ha fatto il video di 30 secondi. Io vi ho adorato. A parte che avete sacrificato del tempo per fare un video per me, io ve ne sarò per sempre grato. Voi avete trasceso e avete rotto le regole. E per uno come me, a cui piace rompere le regole, è stato bellissimo vedere che quasi tutti voi avete rotto le regole. Bravi! Ve si ama una cifra. Luciano. Partiamo con il bellissimo mi piace cardinale di Luciano. Allora, è stato il primo a fare il mi piace cardinale. Un conto è conoscerci tramite la chat o tramite i commenti, però vedervi in faccia è tutta un'altra cosa. Quindi grazie Luciano, ho adorato il tuo mi piace cardinale. Andiamo a mio compare Gero Guaiardo. Gero è un cretino e questa è una cosa buona. Nel suo mi piace cardinale ha utilizzato un tappeto di maiali come colonna sonora ed è qualcosa di magnifico, di spaziale. E quindi ringrazio anche te Gero. Ah, vabbè, vabbè. Irma ha fatto un video dove mi prende per il culo con un piglio di affetto che io ricambio grandemente e che mi ha fatto un sacco piacere. Mi è piaciuto un sacco. E poi vabbè, Irma ha messo Roy Paci. Cioè, io qui, Roy Paci, mica pane e ceci. E come ti ho detto, apriti un cazzo di canale YouTube, va bene? Aspetto qui, vieni dentro. Caterina ha fatto una cosa geniale. Ha preso un pupo siciliano, gli ha fatto ballare di Tinturia e gli ha fatto dire perché si è iscritto al mio canale. Ed era bellissimo vedere un pupo siciliano che parlava così bene del mio canale. Mio compare Davidozzo, che ha un canale bellissimo che invito a seguire, dove fa cover. Nello sondo lui ha messo proprio la mia faccia. Grazie Davide. Ci vediamo presto. Tu sai per cosa? Arrivo, giuro. Ah, Ale, cioè, mi hai fatto morire da ridere. Cioè, mi ha fatto la canzoncina. Cioè, io ero l'uomo più felice del mondo. E la cosa che mi è piaciuta ancora di più è che era completamente stonato all'inizio. Mi è piaciuto un sacco! Perché l'hai fatto col cuore. E io ti ringrazio, col cuore. Vabbè, pedone, cioè, ci stavamo prendendo il gelato da Sansone, avevo il cellulare, ho fatto un video io. E pedone, cioè, pedone. Andatevi a vedere la travaglia e capirete che pedone è pedone. Valeria e Aurora. Due donne completamente pazze, che si sono messe su un vagone di un treno e hanno cominciato a registrare un video per me. Cioè, ma lo capite che siete da ricovero, ragazze? E questo è un punto a vostro favore. Perché è un bene essere da ricovero. Anch'io sono da ricovero. Claudio III. La cosa bella del suo mi piace cardinale è che Claudio III è veramente uno dei miei cantanti preferiti. Vedere Claudio III che ha fatto il video dove dice che gli piaccio io è stato tipo la cosa più bella del mondo. Quindi grazie Claudio, grazie. Robby. Io e Roberto abbiamo cominciato a fare video insieme nel lontano 1985. Ma non c'era YouTube nel 1985. Io e Roberto, dopo aver costruito una DeLorean, andammo indietro nel tempo, inventammo YouTube e cominciammo a fare video nel 1985. Grande Giove! No, davvero, a parte gli scherzi, ho un grande affetto nei confronti di Roberto. Io vedevo i suoi video, lui vedeva i miei, ci siamo scambiati qualche messaggio. Lui di Catania, io di Palermo, no, di Carlentini. L'ho detto giusto al primo tentativo! Che Carlentini, una macchina lenta. Giusto. Mi ha fatto davvero piacere trovare il suo mi piace cardinale. Ci siamo visti di recente per due volte dopo tanti anni che ci conosciamo e si è rilevato a essere la persona luci che ho sempre sospettato che lui fosse. Cioè, mi dovreste scopare soltanto per come uso la consecutio temporum. Mentre carica questa immagine che non carica, che non so quindi chi è, vi parlerò di un video che è scomparso. È il video di Raffaella, uno dei video più belli, dove cantava mi piace cardinale. Cioè, questo è tipo l'apoteosi. Cioè, è stato fantastico. Spero che un giorno vedremo tutti questo video perché ne abbiamo tanto bisogno. Dopo aver visto quel video la mia autostima è schizzata alle stelle. E già la mia autostima è tipo così, quindi immaginatevi alle stelle. Grazie Raffaella, grazie. Vabbè, Gianmarco! Comincia dicendo ricotta, ci rendiamo conto. E poi guardatelo, è Yotobi, cazzo! Cazzo, Yotobi ha fatto il mi piace cardinale! Forse a Karim piaccio un po'.
anche se probabilmente non sa della mia esistenza. Ti ringrazio infinitamente. Grazie, io Toby. Lui è Neck. Più che Neck è la custodia di Neck, però non è vero. Lui è il grandissimo Tiziano di Cara, che è un po' il Pippo Baudo palermitano. Se vedete qualche palermitano giovane in televisione o al cinema o qualcosa del genere, sapete che è tutto merito di Tiziano di Cara. Si starà gasando troppo a sentire queste cose. L'ho scoperto io! Ho inventato io! E spero di farmi inventare anch'io prima o poi. Vabbè, Diletta. Diletta, cioè, guardate, che ha fatto 2 video. Già solo per questo siamo tipo a 600.000 galassie. Come sicuramente avrete visto, nei suoi video mostrava le minne. Ovviamente l'intento del contest era questo: mostrarmi le vostre minne. Quindi, quella che me l'ha mostrata di più è stata lei. Adesso, se volete vincere il contest, potete mandarmi in privato la prova fotografica dei vostri impianti mammari. Ma soltanto per ragioni mediche. Ci tengo a precisarlo. Valerio, il mio pagano de cresma, che un tempo anch'io andavo in chiesa. E Valerio è l'unica cosa che mi è rimasta del cristianesimo. E niente, eravamo insieme. Mi ha proposto di fare vincere lui, così cannolici li saremmo mangiati io e lui. E questo è quello che noi abbiamo riprodotto nel video. Ma lui me l'ha chiesto seriamente, mentre avevo la telecamera spenta. E io ho accettato. Infatti ha vinto Valerio. Arrivederci a tutti. Ciao! No, non è vero. Andiamo avanti. Ah, Ian, io non so come tu ti chiami di preciso, però io ho adorato questo ragazzino. L'ho adorato quando a un certo punto del video dice: lui è un lunatico. Secondo me quella è la parte più bella del video. E poi è pure spettacolare mentre dice: te voe tevone. Io lo volevo abbracciare soltanto per il te voe tevone. Io ti voglio un sacco bene. Tra l'altro lui è uno dei pochi che ha fatto il video di 30 secondi, quindi gli altri siete tutti stronzi. Il duo surreale sono questi due imbecilli, che tra l'altro avete visto qualche giorno fa alle Iene. E sono due tipi che sono scappati dal manicomio e si sono messi a scrivere canzoni. Alessia ha pure scritto un libro e fra qualche giorno ci sarà la presentazione del libro. Però quello che voglio dirvi è che questi due imbecilli, di cui sono certo che sentirete presto parlare, sono una delle realtà più geniali che ci sia a Palermo. Ma ho scoperto io il duo surreale! Ah no, quello è Tiziano di Cara. Hanno fatto pure loro un video fantastico dove mi prendevano per il culo e sono stati gli unici che hanno fatto un accenno alla mia bellezza fisica. Quindi secondo voi chi farò vincere? Hai ragione, loro non hanno le tette. E poi c'è Ivan Fiore, un artista poliedrico che sa fare qualsiasi cosa, dal suonare al cantare al ballare. No, ballare forse no. Ma la cosa che gli riesce meglio è giocare con le parole e fare arrivare i messaggi su WhatsApp mentre sto registrando un video. Infatti lui è principalmente un comico, un autore comico. C'è un suo pezzo a cui io sono particolarmente affezionato, che è il pezzo su Padre Puglisi. Grazie anche a te, Ivan. E Nico, uno che comincia a fare il video al contrario, ha già detto tutto di se stesso. Allora, questo video è il tripudio della tecnica. E lui lo sa che a me queste cose mi stanno sul cazzo. Proprio mi stanno proprio sul cazzo. Le cose se fanno a cazzo di cane. È passata mia madre in quello tour. E poi ha pure una svolta surrealista che non mi dispiace, però secondo me va un po' fuori tema. Enrico è uno di quelli che ho minacciato per fare il Mi piace cardinale. Quindi lo ringrazio vivamente per aver acconsentito a fare il Mi piace cardinale. E dico anche a lui: testa di cazzo, comincia a fare lo youtuber. Bene, quest'altra, Veronica, ha fatto una cosa bastarda. Ha preso uno dei miei film preferiti e l'ha reinterpretato per il Mi piace cardinale. Questo aveva tutti i requisiti per poter vincere il contest. Però la stronza, perché è stronza, si è scordata di mettere la musica di sottofondo e mi ha lasciato il video senza musica. È come scoparsi Scarlett Johansson col preservativo, capite? La cosa più bella del mondo, finta. Però grazie infinitamente di cuore anche a te, Veronica. Grazie, sul serio. Lo sai che mi è piaciuto. Quest'altro qui, Serafino Randazzo, del canale I Sempliciotti con l'alloro, è un mio collega palermitano. Anche lui è stato copiosamente minacciato per fare il Mi piace cardinale e alla fine l'ha fatto. Serafino è un bravissimo videomaker, che però c'ha sta cosa che si è messo a studiare e però la video non ne fa. Gli dovete dire a Serafino che la smette di studiare, perché come dico sempre io, studiare una sciata che spunta. Grazie Serafino. Vito è un altro mio collega palermitano emergente. Ha aperto il canale da pochissimo, mi ha chiesto tantissimi consigli all'inizio e adesso ha cominciato a ingranare. È sicuramente un ragazzo che farà tanta strada perché è molto determinato. Questa è una cosa preponderante per chi vuole fare questo mestiere. Quale mestiere? Lo youtuber è un mestiere? Fare lo youtuber è un mestiere? Lo scopriremo soltanto nella prossima puntata di Che mica sei dicendo? Grazie anche a te, Vito. Bella. Gioacchino è uno youtuber, penso che sia di Viareggio, cioè non lo so di dov'è. Qualche volta in dei suoi video ho visto Viareggio. Lui è uno di quelli che fa il cretino, ma è un genio. Cioè, se voi tipo vedete tipo un vlog, dite Gioacchino è un cretino. Ovviamente perché fa rima e non per altro. Poi vedete questi baffi e dite no, è proprio coglione. Però se voi superate questa visione del coglione, cioè scavallate le palle, vedrete che qui dentro c'è qualcosa di geniale. Lui è quello che l'anno scorso ha fatto Milano-Napoli con un euro. Insomma, ha viaggiato per tutta Italia
Italia con un euro, e lui ha fatto un video dove parla di un fantomatico festino che abbiamo fatto a casa mia e c'erano tanti youtuber. Quando ho visto il suo video ho riso dall'inizio alla fine. Dovete guardarvi la sua web series Forbici, che è deliziosa. Secondo me lui è uno di quelli con pochi iscritti ma che farà strada con un euro. Grazie Gioacchino. Cree ha fatto un mi piace cardinale dove rappa, dove canta le parole con le rime molto velocemente. Ed è stato bello perché ripercorre delle tappe della mia carriera su YouTube in rima. Mi è piaciuto un sacco anche questo. E poi c'è Maricò, che ha fatto un video troppo duci col cagnolino, dove dice perché si è iscritta al mio canale in una maniera duci e che mi ha fatto emozionare. Quindi grazie anche a te, Maricò. Queste due psicopatiche mi hanno chiesto: che ne dici se invece di andare sempre al cinema da solo andiamo al cinema tutti insieme? E siamo andati al cinema. Abbiamo visto La famiglia Bélier. Hanno preso spunto da questa nostra serata passata insieme al cinema e mi hanno fatto davvero emozionare. Perché mi hanno fatto emozionare? Perché hanno ripercorso anche loro delle tappe della mia strada su YouTube. Hanno fatto un collage di alcuni miei video. La cosa bella è che sono passati da registri comici a registri seri. Probabilmente questo il video che mi ha fatto emozionare di più. E come dice alla fine del video Ilenia: cardinale ti odio! No, Ilenia, io odio te. Robby De Manzi. Robby, avendo fatto un video palesemente superiore a tutti gli altri, è il vincitore. Io non vi dico niente, basta guardare il suo video e voi capite perché deve vincere lui, cioè perché è palesemente superiore. Sì, ho la coperta con le Wings. E allora? Il vincitore del contest mi piace cardinale è... rullo di tamburi? Questo uovo! Il vincitore del Mi piace cardinale contest 2015 è Enrico Maffettone. Ti sei messo paura, eh? A stronzo. Prima te stava a prendere per culo. Non ti faccio vincere perché il tuo era migliore qualitativamente, ma per la tua determinazione, che mi è davvero piaciuta. E lo sai che a me piace la gente spaccona, perché io sono pure spaccone. Cioè, mi contattava in continuazione dopo aver pubblicato il video e mi diceva: allora, quando me li mandi i cannoni? Cioè, lui era sicuro di aver vinto. Questa sua sicurezza probabilmente ha influito un po'. Adoro le cose surreali. Tipo quando si è messo a leggere il tè così. Ci ha messo pure il te, poi è bevuto dall'obiettivo come me, poi è divertente, è comico, è ritmato, e niente, ciao! Stava scherzando, state fermi. Perché vi devo dire un'altra cosa, c'è un'altra sorpresa, c'è un exequo, perché il contest lo vince anche Veronica Rossetti. Perché, direte voi? Perché poi il video lo ha ricaricato su YouTube con la colonna sonora di un altro dei miei film preferiti, Il meraviglioso mondo di Amélie. Sono un po' bastardo, vero? Un po' bastardo ci sono. Ha preso due delle cose più belle che ci sono nel mondo, le ha messe insieme e in mezzo c'è scritto il mio nome, cioè scritto cardinale. Quindi, Veronica, te si ama una cifra anche a te. Quindi, cari ragazzi, non mi resta che invitarvi a scrivermi in privato, che poi tutti e due gli stronzi hanno il mio numero WhatsApp, il vostro indirizzo, che io vi mando i cannoli. E vi odio. Ringrazio adesso tutti quelli che hanno partecipato, quindi non mi resta che dirvi di condividere questo video e tutti gli altri, perché i video li dovete condividere. Cioè, perché, mi spiego, tu l'hai visto, no? Lo condividi, lo metti sulla tua bacheca, tu hai 300 amici, magari di quei 300 amici lo guardano in due, di quei due amici che lo hanno guardato magari a uno piace e all'altro no. Quello a cui piace si va a guardare un altro video e poi se ne guarda un altro e poi un altro e poi lui si iscrive al mio canale e poi cominciano a spuntargli le pubblicità e poi non può skippare le pubblicità e poi mi entrano dei soldi e poi io divento ricco e poi io vado in Madagascar con i vostri soldi e poi